nonostante siano passati 6 mesi, ancora per noi sono vivi quei momenti, no, in cui, no, 2 ore di pioggia hanno tentato di cancellare il futuro e soprattutto mettere in discussione cioè, il passato e mettere in discussione il ritorno al futuro del paese. Ecco, noi dopo 6 mesi comunque ci sono tentativi molto positivi di ripartenza, il paese si presenta chiaramente molto meglio di com'era, è ritornato fruibile, percorribile in ogni sua parte. Stiamo vedendo che tante attività stanno riaprendo con tenacia, con ottimismo. Chi riapre oggi riapre meglio di prima, però è chiaro, ecco, dopo 6 mesi che, come abbiamo sempre detto, bisogna che si manifestino quei sostegni e che lo Stato faccia lo Stato. Da soli, questa battaglia non possiamo vincerla. Tanti sono i danni ancora irrisolti, la quantificazione, no, dei danni al patrimonio pubblico, privato e attività d'impresa sfiora i 70 milioni di euro. Ad oggi l'unico trasferimento formale, istituzionale nelle casse del comune è stato di 194 mila euro per pagare pochissime ditte di quelle che hanno lavorato nei primissimi momenti. Quindi Cantiano e i cantianesi sono persone tenaci che sanno rimboccarsi le maniche, però è arrivato il momento non più procrastinabile dei sostegni, dell'aiuto per cercare di facilitare e accompagnare questa difficile ma ottimistica attività di ripartenza. 6 mesi dopo, nella vostra quotidianità, che cos'è che manca? Soprattutto la viabilità adeguata, i servizi, qualche servizio che ancora latita? Sì, ecco, mancano le opere infrastrutturali, quelle strategiche, alcune emergenziali, mi riferisco al sistema acquedottistico, al sistema di depurazione, sia nel capoluogo che in alcune frazioni. Mancano quelle opportunità da cui dipende poi l'indotto turistico e agroalimentare del paese, mi riferisco all'accessibilità al Monte Catria. Così come manca una opera di mitigazione dei rischi dei fluviali che possa dare sicurezza a quei privati cittadini e alle attività di impresa che stanno ripartendo e metterli appunto con la certezza che un fenomeno del genere non ricrei gli stessi danni che ha ricreato. Per rendere i prossimi 6 mesi meno complicati di quelli che avete appena trascorso, servirà come priorità che la macchina istituzionale viaggi ad una velocità più prossima a quelle che sono le urgenze delle famiglie, delle imprese e delle attività. Esatto, questo è il problema vero. Ecco, noi viviamo due tempistiche, quelle no, congrue e comprensibili di un sistema pubblico che è farraginoso, che è lento dopo il periodo emergenziale iniziale, invece l'urgenza da parte di famiglie e di imprese che vedono 6 mesi come un'eternità, vedono ancora i problemi irrisolti rispetto ai quali va data soluzione. Quindi c'è già anche una proposta, noi stiamo avanzando delle proposte, oggi stesso incontreremo la prefettura di Pesaro Urbino proprio per cercare di velocizzare al massimo anche le procedure di ripristino, di ripartenza. Quando arriveranno, ora il problema è non averli i fondi, ma poi sarà un problema anche averli, spenderli e mettere a terra, far partire i cantieri, le opere pubbliche, gli appalti. Noi è una struttura, la nostra è una struttura comunale ormai a un passo dal collasso, siamo 12 dipendenti che sono sottodimensionati anche in condizioni ordinarie, figuratevi dopo un evento del genere. Quindi abbiamo bisogno di supporto alla macchina operativa per mettere a terra le risorse, i ristori ed accompagnare anche un coordinato ed organico intervento di ripartenza. Abbiamo bisogno di sapere quando arriveranno i ristori e di che entità si parla, perché solo così potremmo, no, coordinare e supportare un'attività di ripartenza tra pubblico, privato ed attività d'impresa. Non possiamo gestire la singola problematica a sé stante, ma bisogna avere un quadro complessivo all'interno del quale far partire ogni singola progettualità e ogni singolo intervento.